Buonasera a tutti e benvenuti a questo ennesimo appuntamento del ciclo di presentazioni di volumi Storia e Storia, organizzato dal Museo Storico Italiano della Guerra e dall'Accademia Roveretana degli Agiati. Siamo molto contenti di avere con noi Fabrizio Rasera, che presenterà il recente, per certi versi recentissimo volume di Francesco Filippi, Ma perché siamo ancora fascisti? Che al pari del suo volume edito lo scorso anno sta avendo un successo editoriale molto molto rilevante e che si inserisce molto bene all'interno del ciclo di riflessioni che abbiamo avviato con questa serie di appuntamenti, e in particolare col tema che abbiamo provato a sviscerare mercoledì scorso in compagnia di Marcello Flores d'Arcais e del professor Maurizio Giangiulio. In quell'occasione abbiamo avuto modo di discorrere della differenza che esiste fra il concetto di storia e quello di memoria e quanto questi due assi all'apparenza coincidenti non siano così facilmente sovrapponibili. Oggi proviamo ad andare nel concreto di questa distinzione che potrebbe apparire più anche molto accademica. Analizzando questo volume che per certi versi si propone come uno strumento di analisi del modo di fare politica della memoria e anche delle sue conseguenze indirette o inattese se applicate sul nostro caso nazionale. Fabrizio Rasera ha dato la propria disponibilità molto gentilmente a discutere con l'autore diciamo, alcuni dei nodi concettuali che vengono presentati all'interno di questo volume e come suo solito potrà farlo in maniera molto molto competente, diciamo, fin dall'inizio della sua carriera di storico, potremmo anche dire fin dalla sua formazione. Fabrizio Rasera si è occupato anche di fascismo, in particolare nel contesto Trentino, analizzando ad esempio nella sua tesi di laurea come con l'uscita della guerra il Trentino un poco alla volta abbia dovuto fare i conti con l'avvento del regime in una regione che era regione di frontiera, e dopo si è occupato di temi legati alla memoria più e più volte nel corso della sua carriera di storico. Filippi approccia questo tema con un background in parte diverso, ma non per questo meno attento agli snodi concettuali e anche a quella che è l'attenzione con cui bisogna approcciarsi a questi temi. Ha lavorato moltissimo nei contesti di creazione della memoria, in contesti in cui la memoria si coltiva attivamente. E il volume che ha avuto un strepitoso successo editoriale pubblicato l'anno scorso, Mussolini ha fatto anche cose buone, con questo titolo provocatorio, lo ha di fatto sdoganato come autore di livello nazionale. Va anche detto che quella non era la sua prima pubblicazione e che le riflessioni che ci presenterà oggi sono anche un seguito di quelle prime riflessioni che, come abbiamo visto, continuano a generare anche un certo dibattito pubblico, come spesso, forse troppo spesso, accade in Italia sui temi legati alla memoria. Io organizzerei questa presentazione in consonanza con quanto abbiamo già avuto esperienza di fare nei tre incontri precedenti, ovvero con una presentazione di Fabrizio Rasera, un momento di discussione, dialogo più aperto fra discussant ed autore del libro e al termine della presentazione un momento, potrebbe durare un quarto d'ora, 20 minuti, per le domande attraverso lo strumento della chat di Zoom. Naturalmente, se ci fossero degli snodi critici o qualcosa di poco chiaro, lo strumento della chat permette di avanzare una richiesta di chiarimento anche in corso d'opera, per cui per quanto il mezzo non aiuti, cercheremo di organizzare così questa presentazione nella maniera e modalità più umana e meno virtuale possibile. Io non ho altro da dire se non lasciare la parola a Fabrizio Rasera che ci introdurrà all'interno degli snodi concettuali di questo
volume. Grazie ancora a tutti e buon ascolto. Manca l'audio, Fabrizio, dovresti attivarlo. Grazie. Mi sorregge in questa presentazione l'impareggiabile Anna Pisetti, lo dico per quelli che ascoltano, perché non riesco a fare tante cose in un colpo, riesco soltanto a parlare, sono limitato nelle mie facoltà. Allora, partiamo da questa premessa. Il libro di Francesco Filippi mi ha interessato. Mi ha creato pensieri, non mi ha lasciato indifferente, ha sollevato in me molti interrogativi e anche delle critiche. Quindi, per poter far bene questo ruolo di presentatore, devo riuscire a farlo, diciamo, intrecciandomi con gli interventi di Francesco Filippi, in forma dialogica, in una forma dialogica anche nel senso teatrale. Cioè dobbiamo riuscire un po' a ravvicinare i tempi rispetto a quelli che abbiamo adottato finora in questo ciclo di presentazioni a distanza. Quindi, aggiustando un po' il tiro rispetto a quello che ci chiedeva Francesco Frizera, partirei da una domanda un po' teatrale a Filippi. Perché questo titolo? Ma perché siamo ancora fascisti? Io di questo titolo trovo urticante quella prima persona plurale, che però richiama anche in ciascuno di noi una prima persona singolare. Siamo fascisti. Posso dire di non esserlo, ma posso anche dire sulla base della mia esperienza che non è attribuibile ad una collettività intera, ad un soggetto plurale, qualunque esso sia, quello a cui si rivolge il libro, un'attribuzione come questa. E la seconda cosa, più precisa, è che se si volesse dire che qualche cosa che ha a che fare con il fascismo appartiene a tutta la nostra collettività nazionale, immagino, anche qui avrei un interrogativo pesante da rivolgere a Francesco Filippi. Non lo è più lo Stato, che forse ha continuato ad esserlo in certe forme anche dopo che il fascismo non era più al potere, dopo che era stato sconfitto. Quando io ero molto giovane, si poteva dire di questa o quella istituzione dello Stato è rimasta fascista. Sinceramente, nel 2020 credo che sia difficile dirlo, se questo riguarda lo Stato. Se invece riguarda la coscienza collettiva, il modo di pensare, il modo di essere dei soggetti, allora va spiegato anche in questo senso. Ci riferiamo al fascismo eterno di cui qualcuno parlava, al fascismo inconsapevole di cui parlava qualcun altro. È il fascismo una categoria antropologica o morale? E però questo comporterebbe così una premessa di definizione che poi nel libro viene giustamente, io dico, elusa. Quindi la mia domanda, insomma, Francesco Filippi, apparentemente provocatoria, ma è per capirci fin dall'inizio, è questo. Quel titolo, per te, autore, che cosa vuol dire? Beh, provocatoria ma giustissima e giustificatissima. Grazie al dottor Rasera per questa introduzione scoppiettante. Grazie al proeditore Frizera per l'introduzione al Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto e all'Accademia degli Agiati per l'ospitalità. E anche a voi tutte e tutti che ci guarderete e ci ascolterete, speriamo, non annoiandovi. Da dove arriva questa domanda? Che è volutamente una domanda
evidentemente urticante. E devo dire che sono beffardamente felice se il dottor Rasera, se Fabrizio si è sentito colpito. Questo noi, che è un noi massificante, omnicomprensivo, che evidentemente ha i limiti del totalitarismo linguistico, passatemi questi termini, perché comprende anche me, comprende noi che stiamo ascoltando, comprende chi in questo paese per decenni ha tentato in tutti i modi di costruire una coscienza specchiatamente democratica e quindi per definizione antifascista, comprende un po' quello che è il discorso pubblico odierno. La risposta lunga, diciamo, a questa domanda, evidentemente provocatoria, sta nelle 250 pagine del volume. La risposta breve in realtà si snoda su due termini. Il primo è la genesi vera e propria di questo titolo, evidentemente molto discorsivo, ma perché siamo ancora fascisti, addirittura con quel ma che scivola nello sgrammaticato. Ebbene, ma perché siamo ancora fascisti? Era una di quelle domande che mi venivano rivolte a fine incontri quando presentavo il primo libro di questa, chiamiamola, miniserie sul fascismo, cioè Mussolini ha fatto anche cose buone. Io ho avuto la fortuna, quando si poteva, di girare un po' in tutta Italia e di presentare il primo di questi testi parlando delle bufale, delle fake news riguardanti il fascismo e ritrovandomi di fronte a delle platee che spesso venivano colpite e toccate da questa diciamo opera di divulgazione della propaganda fascista e del suo evidente peso sull'oggi. E alla fine di questi incontri c'era sempre qualcuno che alzando la mano poneva la questione ferale. Per quale motivo, la butto così leggermente, perché pensiamo che sia Mussolini ad aver costruito l'edilizia popolare in Italia e non per esempio Amintore Fanfani? Per quale motivo non incontro ragazzi di 18-19 anni che mi parlano del quando c'era Fanfani, quando c'era la DC, cioè detta più largamente, per quale motivo c'è una discrasia, uno spezzettamento tra quella che è la memoria pubblica di un periodo, quello fascista, e la sua realtà? Cioè, in soldoni, ma per quale motivo il fascismo è ancora così integrato nel nostro discorso pubblico? Per quale motivo il fascismo si occupa ancora così tanto di noi? Non noi che ci occupiamo di fascismo, ma il fascismo che si occupa di noi attraverso la lingua che parliamo, le espressioni che usiamo, attraverso una gergalità, attraverso anche un'espressività comunicativa e politica che deriviamo da quel grande calderone di propaganda pubblica e anche di pubblica comunicazione e di pubblica opinione indotta che fu il ventennio fascista. Cioè, per condensare una domanda, per quale motivo abbiamo ancora così tanto a che fare con il fascismo? Per quale motivo essere italiani oggi, e lo vediamo aprendo semplicemente i giornali che ci possiamo ritrovare sotto mano ogni giorno, per quale motivo l'informazione e anche, ahimè, la formazione è ancora così intrisa di dibattito politico sul fascismo? Ma perché siamo ancora fascisti è ragionare sul fatto che per un certo modo l'idea anch'essa massificante dell'identità italiana passa ancora attraverso dei gangli di sviluppo che sono quelli non dati, ma cresciuti e diciamo esplosi dal fenomeno fascista. Le faccio, ti faccio, non mi ricordo se nella teatralità del discorso, Fabrizio, avevamo deciso di mantenere la pantomima del lei o passavamo al tu. Passiamo al tu, come è giusto che sia, tra persone che discorrono. E ti faccio un esempio: all'inizio di questa prima ondata pandemica nel marzo del 2020, noi abbiamo assistito ad un bisogno ferale che il nostro paese aveva, quello di unità e costruzione di unità attraverso una simbologia unificante. Ebbene, se voi vi ricordate quali sono state le prime velocissime scelte che di comune accordo i media, ma anche la popolazione hanno fatto riguardo la narrativa da darsi per questo paese che doveva fare una cosa, cioè stare chiuso in casa tutto da solo, ebbene sono apparsi un paio di simboli per me molto significativi da studioso della comunicazione oltre che da storico. E le nostre città, in particolar modo alcune città, si sono riempite di bandiere italiane.
Quindi questo richiamo giusto da un certo punto di vista ad una nazione che però nel XXI secolo, senza andare a citare Anderson o Smith o Jürgen Habermas, questo secolo già denazionalizzato evidentemente ha bisogno di simboli così prettamente novecenteschi e nazionali, che ricordiamoci per lungo tempo sono stati appannaggio non esclusivo ma maggioritario di un certo tipo di destra che si richiamava al passato fascista. E il secondo passaggio fondamentale, quello soprattutto alimentato dai media nei primi giorni di questo del primo lockdown, chiamiamolo così, della prima parte della pandemia annuale che ci sta vessando, è stato l'uso di una terminologia guerresca. Se voi vi ricordate, i telegiornali parlavano della guerra al virus, parlavano dell'eroismo tipicamente nazional popolare per citare Baudo e paramilitare per citare altri, dei nostri medici e infermieri. Trattare una pandemia, cioè una grave emergenza sanitaria, come un problema di carattere militare. Ecco, lo scivolamento di questa struttura dialogica, chiamiamola così, che ha avuto il paese ha portato a due grandi punti di riflessione. Il primo è guerra e nazione, guerra e bandiera sono i temi che erano sul tavolo nel 19, 20 e 21, quando il fascismo italiano prese corpo e anima, prima come movimento e poi come partito. Due, dopo quasi un secolo, nel primo momento reale in cui questo paese ha bisogno di una narrativa comune e unificante, sceglie una narrativa che, dato di fatto, è una narrativa esclusiva ed escludente, come quella della nazione come ce la siamo raccontata. È ovvio che massificare porta sempre all'incapacità di richiudere tutti all'interno di uno stesso, diciamo, di una stessa struttura simbolica, ma è anche vero che quando ci siamo raccolti a corte a marzo, una fetta non secondaria, circa il 15-20% delle persone che vivevano in questo paese, per una serie di motivazioni, da quel tricolore non potevano, non volevano, non dovevano essere rappresentate, non solo le minoranze che evidentemente sono più vicine alla nostra sensibilità di trentini e altoatesini, ma anche i cosiddetti, termine orribile, nuovi italiani, cioè quei milioni di persone che, nati, cresciuti e abbeveratisi alla struttura culturale del nostro paese, non sono ancora parte legale del suo sostrato. Ecco perché questa narrativa massificante ritorna anche nel mio titolo, evidentemente, ma perché siamo ancora fascisti è evidentemente un noi massificante, e lo dico per chi ci ascolta a scanso di equivoci, personalmente non mi sento fascista, personalmente non mi definisco fascista, però faccio i conti con un'immagine pubblica e anche con una memoria pubblica. Ho seguito con attenzione e molto interesse il dibattito della settimana scorsa e in particolare le affermazioni del professor Flores e effettivamente il grosso problema del rapporto tra storia e memoria di questo paese. E io anche in qualche modo attraverso questo secondo libro cerco di far comprendere che il problema del rapporto pubblico, del rapporto tra memoria e storia nel nostro paese è che da un certo momento in poi, diciamo a partire dalla metà degli anni 90, una grossa fetta della nostra memoria pubblica non è stata più pubblicamente rinarrata. E qui potremmo aprire enormi parentesi sui casi strani, per esempio, nel nostro calendario pubblico. Noi abbiamo un paio di feste che si vogliono unificanti attorno al sistema di valori che nasce dalla Resistenza e che è democratico, parlo ovviamente del 25 aprile e del 2 giugno, che da ormai un paio di decadi vengono definite delle feste divisive. Rifletterei anche su questo tipo di termini. Ecco perché ho sentito il bisogno, ed editorialmente è stato accettato e riconosciuto questo bisogno, di gettare subito un po' di fumo negli occhi al lettore e di provocarlo dicendogli: ma per quale motivo ancora oggi nella nostra narrazione pubblica abbiamo bisogno di una serie di cliché, di passaggi che fondamentalmente sono stati usati, strausati, anche rovinati nell'uso. Parlo di nazione o patria, così come le raccontava Sciabogia negli anni 60, dal fascismo.
Non so, Fabrizio, se ti ho risposto, però diciamo che è questa la base di discussione da cui partirei per giustificarci su questo nostro parafascismo di ritorno. E poi il libro parla di una cosa più definita e più precisa, benché enorme, ed è come l'Italia ha fatto i conti con il fascismo o come non li ha fatti. Anzi, nel libro di Filippi prevale questo secondo elemento negativo. Non è riuscita a fare i conti fino in fondo. Questo è il suo assunto principale. E per spiegare come lo ha fatto, cerco di dire qualcosa sull'architettura del volume, che è abbastanza articolata, inframmezzando le sintesi del suo ragionamento con qualche ulteriore domanda. Beh, intanto comincia col mettere in luce l'autore la diversità di percorsi dell'Italia rispetto ad altre nazioni europee. Lo fa ad esempio con la Germania, che ha avuto un percorso più rettilineo, più catastroficamente rettilineo, potremmo dire, nazista, fino a quando il nazismo rimase in piedi, la Germania fu, mentre la storia italiana è notoriamente quella storia di una guerra spezzata in due, di una guerra che fino al 1943 è condotta in alleanza con la Germania e nella seconda parte vede la guerra civile, vede il dissolversi o lo scindersi dell'identità nazionale e l'entrare in gioco perlomeno di più identità, di molte più identità, potremmo dire, che non le due apparentemente in gioco nella guerra civile. Quindi questa realtà frammentaria, questa frammentazione che sta nelle cose, che sta nella storia, produce anche memorie divise e frammentate. Con un risvolto nel discorso di Filippi, su cui riflettere, un risvolto, possiamo chiamarlo così, anche etico. L'essere l'Italia né vinto né vincitore, l'essere contemporaneamente o pretendere di essere contemporaneamente l'una cosa e l'altra, con un risultato di debolezza poi sul piano delle politiche concrete, della politica estera, della sua capacità di rappresentarsi al tavolo delle trattative per la pace, eccetera. Ma soprattutto con una, chiamiamola ambiguità, con un nodo, insomma, particolarmente profondo ed irrisolto su quella che fosse la posizione dell'Italia post-fascista. In un ulteriore groviglio tra continuità e discontinuità, è un'Italia nuova, è un'Italia che si regge su nuovi principi, è un'Italia che recide tutta una serie di relazioni col passato, ma è anche un'Italia che lo fa mantenendo tutta una serie di elementi di continuità statuale, particolarmente gravi dal punto di vista del fare i conti con il fascismo. Filippi, per esempio, come hanno fatto storici come Bocca, ma insomma tantissimi altri prima, no? Mette in luce la gravità del aver voluto difendere l'Italia post-fascista, quelli che venivano definiti da altri paesi, da altri soggetti, criminali di guerra. Non aver, diciamo, tempestivamente e coraggiosamente affrontato quel nodo ha potuto far presentare l'Italia anche nei confronti delle relazioni con gli altri come un paese che non era radicalmente diverso, come pure voleva essere o come anche dice
di essere attraverso le autorità di governo, attraverso il suo modo di porsi nella politica europea di quella fase. Un altro tema connesso con questo, con quello della guerra civile, del modo in cui questa si sviluppò, e pone Filippi in maniera, secondo me, piuttosto interessante, anche se poi il tema ha bisogno di essere approfondito e chiarito. È come se durante la guerra civile nessuna delle parti in gioco si riconoscesse più pienamente nel fascismo storico. Non si riconoscevano ovviamente i nemici del fascismo, ma secondo lui nemmeno la Repubblica di Salò, nemmeno lo stesso Mussolini della Repubblica di Salò è più disposto ad assumere interamente il carico, intera la responsabilità dell'Italia fascista, così come concretamente era stata. È un tema veramente delicato, un tema sul quale credo l'analisi dovrebbe soffermarsi in maniera più approfondita, però è una peculiarità della argomentazione di Filippi che voglio sottolineare nel presentare il suo lavoro. Questa peculiarità fa sì che, senza dirlo fino in fondo, senza fare i conti fino in fondo, tutti prendono le distanze dal fascismo storico, quello che arriva fino al 43, secondo questa articolazione del discorso, e questo favorisce in qualche modo il considerarlo come una parentesi che si chiude, come un qualche cosa di ormai in qualche modo fuori del corso della storia, del corso degli eventi. Favorisce una rappresentazione parentetica della storia del fascismo. E dice sempre Filippi, con un'espressione abbastanza forte che voglio enfatizzare, è come se il fascismo fosse, quando ancora la guerra è aperta, orfano di una memoria pubblica. Non credo di essere d'accordo del tutto, però la lascio lì come una, ripeto, delle articolazioni stimolanti dell'argomentazione. Poi il libro è costruito su alcuni capitoli, i titoli vanno diciamo in forma in serie: provare a punire il fascismo, provare a comprendere il fascismo, provare a superare il fascismo. Poi dopo i due capitoli ultimi che ho citato, un po' si intersecano, ma insomma cerco di nominare perlomeno le argomentazioni più significative che credo di aver riconosciuto dentro, senza esporre niente, perché sennò qui non se ne esce. Questo libro è un'ardita sintesi, ci dice tantissime cose, cerca di dirle ad un pubblico, immagino, più largo possibile, e quindi noi, dovendone parlare, dobbiamo rimandare alla lettura, no? Perché sennò fare sintesi troppo energiche di una sintesi già energica rischia di impoverire e di banalizzare. Ma insomma, provare a punire il fascismo lo posso tradurre con questo sottotitolo. Insomma, secondo Filippi, l'epurazione, a suo giudizio, necessaria, a nessun livello è stata veramente compiuta. Per una serie di ragioni, una parte delle quali hanno a che fare con le compromissioni degli stessi
che avrebbero dovuto compiere i processi di epurazione e che erano, diciamo, impossibilitati ad andare fino in fondo perché coinvolti loro stessi, come pezzi di classe dirigente che tale era stata anche durante il fascismo, di burocrazia che tale era stata durante il fascismo, di magistrature che tali erano state durante il fascismo, impossibilitate quindi ad esercitare in modo spietato quel processo. Peraltro, come dire, gli alibi non mancavano, perché bisognava garantire allo Stato la sua possibilità di funzionare, bisognava, per un blocco moderato che poi a un certo punto cominciò a governare, garantirsi consenso. E poi c'è il passaggio, su cui non ci soffermiamo, ma indubbiamente decisivo, dell'amnistia, che a un certo punto viene messa in atto, che porta il nome dell'allora ministro Togliatti, e che quindi proprio per questo coinvolgeva non soltanto la parte moderata, ma anche la parte, chiamiamola, riformatrice rivoluzionaria dell'antifascismo, che però rinuncia a calcare la mano sui processi di epurazione e di giustizia in nome di una unità nazionale da recuperare, da riformare. Non ci soffermiamo su questo punto. Sappiamo che questo però indubbiamente è un nodo importante nel evitare, insomma, che i crimini e anche i normali, tra virgolette, comportamenti di adesione al fascismo, alle sue direttive, tutto ciò impedì, insomma, di andare fino in fondo nell'analisi, nell'autoanalisi, nell'esame di coscienza collettiva. Io so che una parte di quelli che hanno studiato questo tema sono meno severi. Ad esempio, un magistrato democratico, ai suoi tempi famoso per il suo rigore, Romano Canosa, dà un giudizio molto più guardingo. Sembra convinto che, anzi al contrario, in certi momenti l'epurazione si reggesse su presupposti troppo secchi, troppo netti, andasse a colpire come sanzionabili anche comportamenti che rientravano in una ordinaria disciplina all'interno di uno Stato autoritario. Ma lasciamo il discorso in sospeso, questo è uno dei nodi comunque del volume. Poi c'è il discorso della mancata comprensione, che vuol dire per Filippi non tanto naturalmente che non si capisse, non comprendere in questo caso non ha un equivalente in capire, non è che non si capisse cos'era stato il fascismo, ma ci si rifiutava di prendere in considerazione globalmente quello che il fascismo era stato nella storia della società italiana. La sua idea è un po' quella che una serie di minimizzazioni, di riduzionismi, di banalizzazioni, di alibi, entrassero a tanti livelli nella coscienza collettiva. E mettendosi per questa strada fa una serie di affermazioni che io ritengo piuttosto impegnative e sulle quali metto qualche punto di domanda. Per esempio, in una parte che non è tra le più sviluppate nella sua analisi, però sostanzialmente attribuisce alla letteratura italiana una lettura circoscritta del ruolo del fascismo nella società italiana, o per aver preso in considerazione soprattutto la guerra civile e la resistenza, per averlo fatto, quindi isolandola in qualche modo dal resto della storia italiana, o per aver avuto una qualche forma di indulgenza nel confronto di quel mito del bravo italiano, dell'italiano
naturalmente buono, che indubbiamente entrò nell'autorappresentazione, c'era già nell'autorappresentazione degli italiani, e che a lui sembra particolarmente nefasto rispetto alla comprensione, diciamo, profonda di quello che accade. Ecco, io devo dire, trovo questa parte sulla letteratura ingiusta nei confronti del rapporto straordinario che una parte di questa nostra letteratura ha dato a capire i nodi di quella storia, spesso anticipando la storiografia, spesso facendolo con più acume, magari decenni prima, magari no, suggerendo piste che poi gli storici avrebbero ripreso a grande distanza. E se posso fare una citazione, me lo sono riletto in questi giorni preparandomi, perché un merito del libro di Filippi è farti ripassare le tue conoscenze, le tue letture, rispolverare qualche scaffale, rimettere in onore qualche punto di riferimento. Mi sono riletto uno straordinario saggio di Azor Rosa di non molti anni fa, uscito nel 18° degli Annali della Storia d'Italia in Audi, in cui Azor Rosa, quello su guerra e pace, o pace e guerra, in cui Azor Rosa analizza come la letteratura italiana ha affrontato le guerre, e arrivando alla Seconda Guerra Mondiale e poi alla Resistenza, fa una lode per lui inconsueta, perché è uno studioso molto critico nei confronti della tradizione italiana e della sua capacità di rappresentare i nodi storici e di rappresentare il popolo. È l'autore del, appunto, provocatorio Scrittori e Popolo, con cui divenne famoso in gioventù. Azor Rosa esalta il ruolo di autori come Calvino, come Meneghello e come Menoglio, proprio non solo per capire quello che accade in quegli anni, ma anche per suscitare quell'atteggiamento di responsabilità collettiva, di comprensione non celebrativa, insomma, di quello che era accaduto. Ed è un confronto questo, insomma, che propongo anche a Francesco come uno stimolo ulteriore dialogico. È più indulgente con il cinema italiano, il contrario di quello che farei io in questo senso, ma su questi temi, nel senso che forse il cinema italiano sì, è costretto anche dal rivolgersi a quel pubblico cui si rivolge ad indulgere in qualche misura a degli stereotipi assolutori nel confronto dei comportamenti degli italiani nei confronti del fascismo. È interessante il suo modo di utilizzare il cinema, perché cerca non tanto di appoggiarsi sulle grandi opere, i grandi maestri che pure prende in considerazione, ma considera anche molto cinema, tra virgolette, minore, cinema con ambizioni prevalentemente di commedia, dedica pagine tra le più riuscite al ruolo dei film di Don Camillo, più ancora che dei romanzi di Guareschi, per una elaborazione della storia italiana in anni successivi. C'è poi il tema della televisione, sempre più urgente, sempre più stringente, per cercare di capire come l'opinione pubblica percepisce la storia. Ecco, ne accenna, da qualche spunto, ho l'impressione che anche lì l'analisi avrebbe bisogno di scavi ulteriori. Per esempio, tra le trasmissioni televisive che hanno cercato di svolgere un ruolo autonomo di conoscenza storica, credo che andrebbe nominata e rivalorizzata quella straordinaria trasmissione di Sergio Zavoli, di Zavoli con lui c'era un altro, che adesso non mi viene in mente, Nascita di una dittatura, dove il
proprio la struttura di un processo laico, di un processo senza sanzioni, ma di interrogazione dei testimoni, di messa a confronto dei testimoni. Funziona molto bene come una delle possibilità di costruzione di una coscienza storica collettiva. Della storiografia parla con particolare rispetto, attribuisce una particolare, tutto sommato, solidità al modo in cui la storiografia italiana, con tutti i suoi sviluppi, con tutte le sue differenze, si è occupata del fascismo. E mi pare che non si tratterà di un riprovero, ma di una constatazione. Il problema della storiografia è che non arriva alle grandi masse, che i suoi dibattiti sono dibattiti magari chiarificatori, ma chiarificatori all'interno di cerchie ristrette. La ripercussione sulla società nel suo insieme e sulla sua consapevolezza è molto mediata, e in questo caso si può dire addirittura assente. Ecco, io non so neanche se questo davvero sia vero fino in fondo, perché non furono solo dibattiti accademici quelli di questi decenni. Tutta la discussione, spesso arretrata per una parte della storiografia che si riteneva la più avanzata, sull'opera di De Felice, però fu coinvolgente, andò sui grandi giornali, orientò momenti di riflessione politica, fu anche strumentalizzata politicamente De Felice, a sua volta si fece in qualche modo strumento anche di un'operazione politica che era quella dell'uscire dal paradigma antifascista, dal linguaggio e dalla tavola di valori dell'antifascismo per cercare di guardare oltre, diciamo, e quindi considerare quella storia che pure lui aveva studiato con straordinaria capacità di scavo archivistica e analitica, però di uscire da quella storia in avanti, in un certo senso, lasciandosi alle spalle i riferimenti all'antifascismo. Neanche il dibattito sulla guerra civile, innescato anche dal meraviglioso libro di Claudio Pavone, fu, come dire, un dibattito accademico interno agli storici di professione. Andò a scavare dentro quelli che dell'antifascismo si ritenevano erano, diciamo, gli attivatori militanti, pose problemi, aprì ferite, insomma, come è giusto che sia, non fu certo un libro indolore quello appunto di Pavone sulla moralità della resistenza. E non lo fu la dolorosa vicenda del successo imprevisto dei libri di Pansa sulla violenza della resistenza e del immediato dopoguerra. Dico dolorosa perché non riuscì a tradursi in un confronto storiografico, non si espresse neanche con i linguaggi della storia, fu la rapida emotiva costituzione di un nuovo senso comune che, almeno in quel momento, bene non fece alla consapevolezza storiografica complessiva. So che dovrei chiudere qui in qualche modo questa parte e mi fermo ad una constatazione per me importante. Quando parliamo di un paese che non ha fatto i conti fino in fondo con il fascismo, però teniamo conto di una cosa importante che forse tutti abbiamo sottolineato. La guerra è stata già in qualche misura un momento obbligatorio, necessario di resa di conto con il fascismo. È lì, dentro la guerra, che molte coscienze si trasformano, che molti pensieri nuovi si nutrono, ed anche quel senso di colpa, quel senso di corresponsabilità
passa attraverso quella terribile espiazione che furono le vicende della guerra e delle prigionie. Pensate a quella storia appartata dei prigionieri italiani in Germania, i cosiddetti ex IMI, i quali ebbero in quei 2 anni qualche cosa di più che una presa di coscienza libresca o diciamo un esame di coscienza transitorio di che cosa fosse stato il fascismo, di che cosa fosse il nazismo. Ebbero un'esperienza diretta così forte che certo non si liberò in facili elaborazioni, in qualche cosa che, come dire, si manifestasse univocamente, ma certo diede indirettamente un apporto alla consapevolezza collettiva, secondo me, tuttora da studiare e da valutare. Andrei avanti, ma ho capito che parlerei troppo e cedo ben volentieri la parola a Francesco Filippi. Grazie, grazie mille, grazie per la lettura attenta e attentissima. E, sono tanti gli spunti, sono tante anche i punti in cui con ogni probabilità potremo passare ore a confrontarci su determinati passaggi che probabilmente abbiamo inquadrato in maniera differente. Io quando nella prima parte parlo delle tre Italie, così definisco post 8 settembre quella dei Savoia, chiamiamola così, della continuità liberale del salto al passato, quella della cancellazione del periodo 22-43, che non si rifà, non vuole, non può, non deve rifarsi al passato fascista, quella antifascista evidentemente che non si può rifare, non può caricare nella propria memoria storica i 20 anni precedenti perché loro erano gli sconfitti e perseguitati. Sottolineo anche che la terza Italia, quella mussoliniana, nega la propria continuità con il fascismo regime defelicianamente definito, proprio perché è nel manifesto cosiddetto di Verona della fine del 43, in cui la Repubblica nasce, la Repubblica di Salò, cosiddetta Repubblica Sociale Italiana, nasce richiamandosi all'idea che quei fascisti siano i fascisti sansepolcristi, come essi definirono se stessi, cioè i fascisti del 19, i fascisti nemmeno partito ma movimento, movimento semi-anarcoide. È lo stesso Benito Mussolini di un discorso che ammette in maniera stupefacente ma non troppo il fatto che 20 anni di dominazione, per usare la parola matteottiana, 20 anni di dominazione fascista nel paese abbiano fatto male, dice lui, dice il Duce, alla rivoluzione fascista. E quindi parto da questo assunto, da queste tre Italie che si ritrovano tutte e tre a confrontarsi con il 25 aprile 45 con queste tre idee d'Italia. L'idea dell'Italia antifascista, quella del CLN, che è un'idea caotica al proprio interno, perché tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista non sono d'accordo nemmeno sul concetto di democrazia e libertà, cioè di come costruirla, ma pongono le basi comunque per una realtà attiva e oppositiva, cioè quella dell'idea di dire qualsiasi Italia sarà, dopo la fine della guerra, non sarà un'Italia totalitaria e quindi sarà un'Italia antifascista. L'Italia votata alla morte, chiamiamola così, e alla fedeltà all'alleato che via via viene sconfitto dell'Italia repubblichina, non può essere utilizzata nel discorso pubblico per 2 ragioni. Prima, perché è inservibile, sarebbe l'Italia disonorata un'altra volta per la violazione dei patti, così la raccontavano tra il 43 e il 45 i duri e puri di Salò, e è un'Italia che non può evidentemente essere accettata dagli occupanti che in quel momento sono nel paese, è un'Italia che può essere accettata dai vincitori del 25 aprile per ovvi motivi, e Claudio Pavone, già citato giustamente, lo spiega molto meglio di me. Però sono tre Italie, tutte e tre, che insieme non prendono atto del ventennio passato e tutte insieme non pensano alla digestione di questo, uso il termine apposta, digestione di questo termine, a differenza da quanto avviene in Germania. Evidentemente nessun popolo ha voglia di fare i conti con una sconfitta così madornale. Io lo accenno all'inizio del libro, che è evidentemente un libro di più ampia divulgazione. La Germania ha una enorme differenza nei confronti dell'Italia, una già accennata. I tedeschi sono tutti cattivi,
nella propaganda alleata, mentre gli italiani si dividono dopo l'8 settembre del 43 tra italiani buoni, co-belligeranti, quelli che hanno capito, quelli che si vogliono difendere e liberare, per così dire, specie nella propaganda anglo-americana, e gli italiani cattivi, cattivi, quelli che stanno ancora con i tedeschi. Quindi, a differenza che in Germania, in cui si deve ricostruire da zero e viene dettata l'agenda politica di ricostruzione anche valoriale, tant'è vero che alcune parole passano lessicalmente nel dimenticatoio della condanna. La parola Reich, che in tedesco significa semplicemente stato sufficientemente potente, diventa lo stigma del nazismo, proprio perché gli angloamericani l'hanno sentita ripetere nel decennio precedente, e diventa una parola tabù, tant'è vero che all'ovest tutto quello che era Reich diventa Bundes, cioè federale, e tutto e quello che all'est era era Reichs, cioè statale, diventa Volks, con la strana non so per quale motivo si salva la Reichsbahn, che in Germania Est fino all'89 continua a chiamarsi così, cioè le ferrovie della Germania Est. Ma a parte questo passaggio, quello che mi premeva dire è che nel 45 nessuno chiede formalmente agli italiani di fare i conti con il proprio passato, e dal 1945 in poi nella stessa coscienza degli italiani il tema non si ripropone più. Come cito nel mio libro, è interessante notare che quando viene mandato nei cinegiornali il filmato della settimana Incom che racconta dell'arrivo di De Gasperi a Parigi per la conferenza di pace, e il tono dello speaker, lo si può sentire su YouTube ancora oggi, è indignato per il fatto che gli italiani siano messi sul banco degli sconfitti, come se avessero dimenticato che il 10 giugno del 40 fu l'Italia a dichiarare guerra alla Gran Bretagna e alla Francia. E ci sono delle interpellazioni, delle richieste di chiarimenti a livello parlamentare del perché l'Italia debba sedere sul banco degli imputati. Quindi è una memoria pubblica che da subito si scrolla di questo ventennio e velocemente tenta di passare avanti. Ma sono molti i punti di interesse della presentazione di Fabrizio Rasera, e quindi velocemente passo in avanti. Il ruolo della letteratura, e più velocemente, arrivando all'ultimo stimolo, all'ultima domanda. Il mio libro vorrebbe proprio giustificare lo stupore che ha espresso Fabrizio Rasera poco fa, cioè lo stupore di Pansa, dato da una ottima storiografia, percepito da una ottima storiografia come quella italiana, multipla, poliedrica, con effettivamente dei dibattiti molto forti, è uno stupore che delinea l'acme, il punto massimo della frattura tra l'Accademia italiana e la capacità della società italiana di assumere, sussumere e in qualche modo digerire, anche in questo caso, quello che è il messaggio di più di 50 anni di storiografia. Ha ben detto Fabrizio Rasera, io cerco di inquadrarlo nel mio libro perché ne parlo, De Felice, quando diventa il caso, De Felice, ricordiamoci, scrive già da una decina d'anni sul tema, è l'intervista sul fascismo stimolata da Georg Mosse a rendere le tesi De Feliciane diciamo presenti sul dibattito nazionale, e come spessissimo, quasi sempre accade, noi qui in Trentino veniamo da un lunghissimo centenario della Prima Guerra Mondiale, e tutti quelli che si sono occupati di storia nell'ultimo quinquennio sono molto stanchi dell'uso e dell'abuso che è stato fatto delle parole della storia all'interno del dibattito politico spiccio e quotidiano. Questo accade sempre a livello storiografico ed è drammatico quando i grandi temi della discussione pubblica vengono fatti strumentalizzando appunto anche la storiografia. In Italia si parla un sacco di storia a livello pubblico, ma spesso non sono gli storici a farlo. Ecco perché diciamo che questo libro vuole rispondere alla domanda perché Pansa. Perché è una domanda che ci dobbiamo porre, che chiunque si occupi a livello professionale di storia si deve porre. Per quale motivo un libro come Il sangue dei vinti, che non inventa nulla, ha questo successo? Ebbene, è un concorso di cause che nella seconda parte del mio libro cerco di esplicitare, e cerco di esplicitare, ahimè, anche con ruvidezza, lo devo dire. Partendo da un esempio che può risultare forse anche troppo stolido, forse addirittura antipatico. Mia nonna era antifascista,
Mia nonna, classe 1908, era una abitante della Valsugana e come tutti gli abitanti della Valsugana, come tutti i trentini, dal 46 in poi è fedelmente democristiana, è geneticamente democristiana. Non devo raccontare a nessuno che cosa significhi l'epopea della DC di quegli anni e fino agli anni recentissimi. Mia nonna non aveva letto L'Agnese va a morire. Mia nonna non aveva nella sua libreria La storia della resistenza del De Battaglia. Mia nonna non aveva mai avuto accenni a quella letteratura giustamente citata che passa da Fenoglio, forse aveva Il sergente nella neve. E non ho controllato, ma sono anche abbastanza certo che non avesse i volumi di Azor Rosa che parlavano di questa letteratura. Eppure mia nonna era antifascista. Di un antifascismo, quello, diciamo, io lo definisco antifascismo emozionale, quello che non ti piace quello che comanda solo perché può farlo. Era parte di quel tessuto democratico cristiano che ha fatto parte del grande consenso nell'Italia repubblicana fino agli anni 90. Era una di quelle donne che la prima volta che ha votato ha seguito il consiglio di De Gasperi, ha votato Repubblica, per capirci. In quel quadro mia nonna ebbe e riuscì a trasmettere una cultura antifascista. Ecco il punto nodale di questo libro, del libro di cui stiamo parlando questa sera e che io cerco di sviscerare, è da dove deriva questa cultura antifascista che è rimasta impermeabile, purtroppo, alle grandi discussioni, ai grandi dibattimenti che questo paese in alcuni settori, in particolare le pagine culturali dei giornali, fino ad un certo punto, ha portato avanti. Ed è per questo che, per esempio, mi occupo di cinema, perché sono fermamente convinto che per la costruzione della memoria pubblica del nostro paese abbia fatto più Alberto Sordi e per l'immagine del nostro paese abbia fatto più Alberto Sordi, abbiamo fatto più Ugo Tognazzi e abbia fatto più la commedia all'italiana che non molte pregiatissime opere di cultura pubblica che non sono riuscite a costruire un argine sufficiente tale per cui i valori della Resistenza sopravvivessero alla Prima Repubblica nata nei valori della Resistenza. Nel libro in qualche modo cerco di accennarlo, ma è stato giustamente detto, lo ha sottolineato Fabrizio Rasera, sono 250 pagine che vogliono condensare un mondo. Eppure Pansa si può comprendere meglio all'interno di una società e di un'opinione pubblica come quella italiana, che solo superficialmente è riuscita a costruirsi una base antifascista. Io parto nella seconda parte del libro, banalmente, da Roma Città Aperta, che di Rossellini, che ha una caratteristica, e anche questo è stato, e mi fa molto piacere, è stato giustamente notato da Rasera. Io nel mio libro non parlo dei grandi capolavori del cinema italiano tout court. Io parlo dei grandi capolavori del cinema italiano che sono anche stati dei blockbuster, passatemi il termine, cioè dei grandi film che sono stati visti. Roma Città Aperta è un film che è stato visto da milioni di persone, che esce nel 1945 e che ha tra le sue funzioni quella di un racconto pubblico molto chiaro di quella che è la prospettiva degli italiani nel 1945 e crea degli stilemi, dei sottogruppi, delle costruzioni valevoli non solo per la società italiana dell'epoca, ma anche per la società italiana di oggi e devo ribadirlo, per la società occidentale nel proprio complesso, perché Rossellini è un grande maestro del cinema che detta le regole e le leggi a Hollywood. Se noi andiamo a vedere Roma Città Aperta, scopriamo che la costruzione di quel film è basata su dei personaggi evidentemente stereotipati. I cattivi di Roma Città Aperta, i tedeschi di Roma Città Aperta sono cattivi, 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 sono il male assoluto. Sono dei personaggi che non hanno nessun dubbio nel loro ruolo di essere carnefici. E questa immagine che Rossellini affibbia già nel 1945 a macerie fumanti, mi verrebbe da dire, al quadro dell'occupazione nazista, sarà quello che rimarrà appiccicato, e non solo in Italia, ai tedeschi fino agli anni 90. Il nemico nei film di guerra bastava parlarsi accento tedesco e lo si capiva subito da che parte stava. Io ora non voglio banalizzare questo modo di strutturare
le fonti, però devo sottolineare che questo è uno dei metodi con cui la storia della mentalità cerca di capire la grande discrasia tra la realtà storiografica e la storiografia e la storia, scusatemi, percepita. Il tedesco è cattivo per eccellenza e questo risultato rosselliniano lo trovo ancora nei viaggi di memoria che io faccio con i miei ragazzi, con l'associazione di cui faccio parte, Deina. Io accompagno ragazzi da tutta Italia e anche dal Tirolo ad Auschwitz. Ebbene, ancora oggi, legata direttamente all'accento tedesco, legato direttamente alla lingua tedesca, c'è una serie di stereotipi che ragazzi di 17 e 18 anni hanno ben inculcati. Dopo mesi di formazione in un progetto solido storiograficamente e storico della memoria pubblica, mi ritrovo ancora dei ragazzi e delle ragazze di 17 e 18 anni che trovano strano, incongruente, non, in qualche modo mi passi il termine, non corretto, che si parli tedesco ad Auschwitz. In modo, diciamo, da dettare l'idea che Auschwitz sia un tema solo tedesco. E da lì si parte in poi. Potrei andare avanti a citare Rossellini. Gli italiani maschi di Rossellini sono tutti carichi di quella problematica dell'immagine dell'italiano al contempo cattivo e infido. Sono i delatori, sono quelli che tradiscono addirittura gli affetti e la famiglia, quel tipo di italiani. E quando Rossellini sceglie di portare come protagonista positivo un personaggio italiano all'interno di quel film, lo fa in maniera geniale sfruttando una delle caratteristiche del fascismo che oggi 25 novembre tra l'altro è bene ricordare, cioè la misoginia e il macismo del totalitarismo fascista. E infatti il protagonista di Roma Città Aperta è la protagonista di Roma Città Aperta, l'immagine di Anna Magnani, che è un'eroina, ma è un'eroina prepolitica, che muore, ma non muore per degli ideali politici, perché nel 1945 politico in Italia è sinonimo di fascista, regime. E pertanto, perché muore Anna Magnani? Per la famiglia, per il sistema, chiamiamolo, degli affetti più vicini, per quel discostamento che poi sociologi britannici e anglosassoni in generale ci riconosceranno negli anni 70-80 parlando del familismo amorale degli italiani, questa cosa che scivola nell'etnologia, che è molto antipatica ma che ben si vede inquadrata in quel momento. Anna Magnani muore per cosa? Per tenere unita la famiglia. E poi c'è un altro personaggio che alla lunga creerà tutta la cosiddetta mitopoiesi della Resistenza Bianca, chiamiamola così, perché c'è un uomo buono all'interno di Roma Città Aperta ed è un uomo, passatemi il termine, demascolinizzato, cioè il personaggio di Aldo Fabrizi, che avendo un'altra ideologia, un'altra religione, può essere creduto dagli spettatori scevro dall'ideologia, dalla religione, chiamiamola così, fascista. Proseguendo, è il cinema che costruisce la lettura di massa ed è anche il cinema quello che dà, dal mio punto di vista, il punto fondamentale dello stato dell'arte attuale. Io apro questo libro con un esempio, poi non so che ore siano, mi muto e mi apro alle domande. Io apro questo libro con un esempio che mi ha colpito da cinefilo. Ovvero, nel 2011 Timur Fermes, un autore tedesco di origine ungherese, scrive un bellissimo libro, diciamo, di fantapolitica che si intitola Er ist wieder da, lui è tornato. E nel 2012 ne fanno un film, che diventa uno dei film più visti nella storia del cinema tedesco, se non addirittura il più visto nella storia del cinema tedesco, che viene tradotto in un sacco di lingue, che è stato presente fino a poco tempo fa su più piattaforme, e la storia è molto semplice. Adolf Hitler si sveglia nella Berlino del 2012, ad aprile del 2012, e fa l'Adolf Hitler. Parla come Adolf Hitler, si comporta come Adolf Hitler e porta avanti le idee che aveva Adolf Hitler. È stato fatto tra l'altro un lavoro encomiabile dal punto di vista linguistico all'interno di quel film. Chi ha la fortuna se lo veda in tedesco, perché ne vale veramente la pena, chi ha la fortuna di parlarlo, e quel film ha fatto un grande dibattito, anche molto ruvido. Io riporto la recensione tranciante della FAZ, della Frankfurter Allgemeine Zeitung, la quale parla
come fumo negli occhi dell'idea di banalizzare in questo modo e di rendere comico il personaggio di Adolf Hitler. Eppure il film funziona tantissimo e personalmente, se volete il mio giudizio, a me piace. Cosa succede? Nel 2017 in Italia si fa un'operazione simile, perché evidentemente i produttori italiani hanno notato una cosa: anche l'Italia ha avuto il proprio regime autoritario, il proprio totalitarismo, il fascismo italiano, perché non fare la cosa, una cosa uguale? Nasce questo Irko Cervo, che viene chiamato Io sono tornato, e che ha la stessa base di Erispida Da, ovvero 2016, a Roma, nel 2016, si sveglia Benito Mussolini e fa il Benito Mussolini, quindi parla come Benito Mussolini, eccetera, eccetera, eccetera. Come ricordavo prima Rasera, io mi occupo non di film belli, ma di film visti proprio per il loro impatto. Ebbene, l'unica eccezione che faccio nel mio libro è proprio per Io sono tornato, che nel 2017, quando esce, tra i 100 film italiani più visti è 72esimo, quindi esattamente, diciamo, un mezzo buco nell'acqua. La mia domanda è: per quale motivo Erispida Da, e tra l'altro so che non si dovrebbe dare un giudizio così tranchant, però lasciatemelo dire, l'ho trovato brutto. Perché non fa ridere? E il punto è: perché non fa ridere? E da lì scaturisce, diciamo, tutto il libro. Perché Erispida Da fa ridere e Io sono tornato no? Perché si basano entrambi sullo stesso principio della commedia ironica, ovvero il principio dell'iperbole, o, passatemi il termine grammaticale, del periodo ipotetico dell'irrealtà. Ovvero lo spettatore va a vedere il film, vede Adolf Hitler che fa l'Adolf Hitler, e che tra l'altro poi nel corso del film, non ve lo spoilero, non vi dico il finale, però è molto interessante, ha successo, e lo spettatore guarda questo film e dice: pensa a te, pensa se arrivasse qualcuno in Germania che imitasse Adolf Hitler, che parlasse come Adolf Hitler, che inserisse nel proprio programma politico il programma politico di Adolf Hitler, che facesse politica come Adolf Hitler usando i mezzi di oggi. Il periodo ipotetico, con questa ironia salace, spaventa e fa ridere e riflettere lo spettatore. Una cosa funzionalissima. Portiamo il periodo ipotetico in Italia. Pensa a te, si dice lo spettatore, se oggi nel nostro paese qualcuno cominciasse a imitare Benito Mussolini, citasse brani di Benito Mussolini, entrasse in politica e parlasse di politica citando pezzi dei discorsi di Mussolini e inserisse nel proprio programma politico il famoso Stato sociale, la Repubblica sociale di cui parlava Mussolini. Non fa ridere, perché non c'è periodo ipotetico, perché questa cosa nel nostro paese avviene. La grande differenza tra Italia e Germania non è il rigurgito delle estreme destre, perché vediamo ancora oggi che in Germania, in alcuni Länder tedeschi, tra l'altro compagini più o meno definibili di estrema destra, hanno un forte peso sociale paragonabile a livello elettorale ad alcune compagini italiane. Ma è la politica dello sdoganamento, o meglio, è la politica della non censura che in Italia, in questo caso, fa paura. Il mio libro voleva e cercava in tutti i modi di occuparsi di questo. Vedo apparire il provveditore, quindi devo chiudere. E ha cercato di farlo attraverso quelli che sono i media che più hanno formato la memoria storica degli italiani, perché nonostante l'Italia abbia prodotto la più grande, strutturata, poliedrica ed effettivamente interessante storiografia sul proprio fenomeno totalitario, cioè sul fascismo italiano, ebbene, a disdoro della stessa categoria di cui mi pregio di far parte, ritengo che per la costruzione identitaria del nostro paese ancora oggi abbiano fatto e facciano di più Don Camillo e Peppone, che dal 1952 narrano un'Italia in cui nessuno è colpevole, o meglio, in cui, lo cito nel libro, si parla anche di fascismo passato, ma appunto si bolla come passato. Ricordiamoci che il primo film tratto dalla saga di Guareschi, i libri sono Mondo Piccolo del 48, il primo film è del 52. Ricordiamoci che è il settimo film più visto nella storia del cinema italiano. E ancora oggi, ammettiamolo tutti, la gran parte di quelli che sono all'interno di questa chat, di questa call, di questa sera, quando Rete 4, cioè Mediaset, che ne ha i diritti, la domenica sera d'estate lo manda, con ogni probabilità uno sguardo glielo diamo.
È proprio a questo, è a questa mentalità, a questa incapacità più ampia di tematizzare quello che è stato il nostro passato e quindi di riaggrapparci a quei temi del passato che voleva, che tentava di arrivare il mio saggio. E diciamo che con affinamento potrebbe essere un buon punto di partenza per parte mia per andare ancora più a fondo alle tematiche di cui si parlava prima, ma che purtroppo in una narrativa come quella odierna rimangono sullo sfondo, perché di base, e ritorno in maniera un po' autocelebrativa, uno dei problemi di questo paese è che il primo dei libri che ho scritto per Bollati Boringhieri, Mussolini ha fatto anche cose buone, che non ha detto nulla di nuovo a nessuno che frequenti un dipartimento di studi storici. Nessuno ci ha trovato un armadio della vergogna, non ho scoperchiato chissà quale vaso di Pandora, ho fatto semplice storia della storiografia. Ebbene, quel libro è stato definito utile. E io partirei da questo problema. Se un libro che deve ribadire determinati passaggi, senza arrivare ai casi editoriali di questi giorni, per carità di patria, e se un libro come quello deve ribadire a mo' di manuale, a mo' di piccola Wikipedia di carta o di bignami, perché quando dico bignami i ragazzi a cui ne parlo non capiscono, perché evidentemente è una cosa più della mia generazione che della loro, e vedo il provveditore che sorride, è una cosa della nostra generazione il bignami più che di chi ha una connessione internet. Allora questo è il punto fondamentale della questione, e a questa domanda cerca di rispondere il mio testo. Grazie. Io interverrei non tanto per placare la discussione che ci porterebbe in realtà molto, molto in là, ragionamenti ulteriori, ma perché abbiamo dei tempi contingentati e mi piacerebbe dare un pochino di spazio anche alle domande che immagino sul tema siano molto numerose. Cercherò di fare da facilitatore gestendo la chat e porgendo all'uno o all'altro le questioni che il pubblico vorrà sollevare, battendo all'interno della chat di Zoom. Volevo magari partire anch'io con una brevissima riflessione che in realtà è un quesito. Io ho avuto per certi versi la fortuna di essere impiegato anche come ricercatore universitario nel mondo tedesco. E posso dal mio osservatorio, almeno per quanto limitato, dar ragione per certi versi a Filippi sul fatto che lì c'è stata una volontà esplicita di tentare di fare i conti col proprio passato in misura forse un po' più spiccata di quanto non accade in Italia. Ho però notato anche molte ombre che noi non percepiamo dalla nostra prospettiva di osservatori italiani, i quali immaginano che la Germania, pur grande paese con 80 milioni di abitanti, sia tutto uno, e che invece caratterizzano il dibattito storiografico e anche lì non pubblico sul tema. Mi riferisco al fatto che c'è una fortissima differenza, ad esempio, che riguarda i fenomeni di epurazione fra la Repubblica Federale Tedesca e la DDR. Le due esperienze sono quasi antitetiche. Oppure al fatto che ci sono fortissime continuità all'interno degli apparati istituzionali, amministrativi nella Repubblica Federale Tedesca, che dopo vengono alla luce solo nel 67, 68, 66, anche molto, molto tardi. Per cui, insomma, provo una certa difficoltà a rappresentare in maniera monolitica questi fenomeni. E ho anche l'impressione che in Italia, come faceva notare Rasera, pur in questo contesto in cui continuiamo a percepire questi rigurgiti, vogliamo definirli fascisti, vogliamo definirli estremisti, non so quale sia il termine esatto, ci troviamo anche in un contesto in cui la democrazia è riuscita a resistere a colpi formidabili negli ultimi decenni. Per cui mi domandavo se questa tensione allo scrivere un testo di natura divulgativa non porti per sua stessa natura a dover semplificare un po' i concetti,
al punto tale che rischiamo quasi di fare lo stesso errore che ci porta dopo a considerare la frase «ma siamo tutti fascisti?» Questo sarebbe il mio quesito, che riguarda più il mezzo che non il contenuto. Beh, è una domanda che ci siamo posti, che mi sono posto e che ci si continua a porre banalmente in un paese che non legge. Anche perché io ho fatto tutta questa grande tirata sulla potenza del cinema per costruire memoria pubblica, a differenza di una letteratura che pur elevatissima e pur apprezzatissima, ho dimenticato evidentemente Bassani e tanti altri nella mia disamina di questa sera, non penetra all'interno di quello che è il tessuto, diciamo, più quotidiano del paese. Ecco, se il primo libro era stato dettato da un'urgenza di carattere tecnico, cioè un manualino veloce per rintuzzare quelli che erano gli attacchi diffusivi di determinate bufale sui social, il primo libro nasce perché i tutor dell'associazione di cui faccio parte, cioè i giovani e le giovani che accompagnano i ragazzi ad Auschwitz, dicevano che internet è pieno di queste bufale. Il secondo ha tentato di dare una risposta più ampia, dando un quadro di riferimento che effettivamente rimane a volo d'uccello sugli ultimi 70 anni di storia del nostro paese, ma che in qualche modo cerca di segnare, come dire, di dare un prontuario sullo stato dell'arte che abbiamo di fronte oggi. La conclusione del mio libro, la conclusione implicita e anche in qualche modo esplicita, è che il problema vero di questo paese è che non si fa più, per timori e veti incrociati, memoria pubblica in questo paese. Non abbiamo più una discussione ampia e diretta sul tema della nostro insieme di valori. Quando dico nostro parlo di questo paese e su quali siano i valori unificanti del paese in cui viviamo. E questo lo si fa per una sorta di, dal mio punto di vista, paura di perdere fette di elettorato, che magari non si sono nemmeno mai avute, ma che portano all'afasia memoriale. Io da cittadino trovo inaccettabile che si possano in qualche modo disgiungere i valori della Costituzione nata dalla Resistenza dalla definizione della giornata del 25 aprile come festa della liberazione. E anzi, in maniera un po' polemica, sono tra quelli che dicono sì, è una festa divisiva, perché divide quello che c'è da una parte e dall'altra, la storia del fascismo e del suo contrario, che ricordiamolo ancora una volta, lo banalizzo, ma una buona parte delle persone che mi leggono hanno caro che lo specifichi. Il contrario di fascismo non è comunismo, come anche determinati politici vanno dicendo, ma è democrazia, punto, è libertà. E quindi nel momento in cui si dice che la festa della liberazione è divisiva, viva Dio che sia divisiva. Per tornare ad esempio, il provveditore giustamente diceva che la Germania non è un monolite, ma ci mancherebbe, anzi ci sono più generazioni di tedeschi che si sono variamente macerati sul discorso. Basti pensare alla vicenda dei Persilschein, come li chiamavano, i fogli di denazificazione che venivano concessi in maniera molto veloce, tanto da essere appunto equiparati ad una famosa marca di detersivi dell'epoca. Però all'interno della società tedesca ci sono state delle fratture quantomeno generazionali nel corso del tempo. I processi di Francoforte successivi al processo Eichmann 61-62 pongono il 68 tedesco, per esempio, anche nell'ottica dei figli che chiedono ai genitori voi che cosa avete fatto. Una serie banale all'ovest, ovviamente, come Holocaust, con una bellissima e giovanissima Mary Streep nel 79, che parla della vita quotidiana sotto il Terzo Reich e che è un fenomeno di costume, non un fenomeno storico, interroga milioni di tedeschi dell'Ovest sulla domanda mamma, papà o nonno, nonna, che cosa facevate quando c'era il Terzo Reich. Perché uno degli effetti di Norimberga, probabilmente un effetto voluto, Norimberga che in Italia evidentemente non c'è stata, è stata anche una narrativa
giuridicamente in qualche modo assolutoria. Portare 20 e passa gerarchi tedeschi sul banco degli imputati significa banalmente dire i veri colpevoli sono questi e gli altri hanno commesso l'errore di aver seguito, ma ora operosamente chinino il capo, non sbaglino più e lavorino all'ovest per la vittoria delle forze del bene e all'est per il trionfo dei valori del popolo, che è quello banalmente che si legge nell'inno nazionale della DDR, no? Risorgere dalle rovine lavorando, eccetera, eccetera. E anche oggi il dibattito è molto complicato. E in Germania mi è appena arrivato un simpatico e molto acido articolo di un Elsevier tedesco che ha pubblicato un dizionario tedesco negazionisti tedeschi, in cui per esempio si spiega come molta parte del passato tedesco venga strumentalizzato oggi all'interno della polemica e delle polemiche sulla pandemia, sul Covid. Per esempio l'idea che anche in Germania i ministri hanno proposto che i bambini non possano festeggiare il compleanno con più di 6 amici, e c'è stato chi ha detto, ecco, quelli sono gli eredi di Anne Frank. Evidentemente c'è una banalizzazione del tema ed evidentemente questo è un problema a livello di opinione pubblica, ma a livello di costruzione pubblica memoriale, da Rathenau che si mette a piangere a Sant'Anna di Stazzema, Willy Brandt che si inginocchia, e fino alle ultime grandi dimostrazioni di memoria tedesca, per cui ricordo che al 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia Angela Merkel fece un incredibile discorso in cui disse grazie agli alleati per essere sbarcati ed aver cominciato la liberazione dell'Europa, e in quel grazie sta tutta la polemica pluridecennale avviata a suo tempo da Ernst Nolte, che venne anche in maniera un po' antipatica definito il re dei revisionisti da Jürgen Habermas negli anni '80, a proposito di gustose polemiche. E quel grazie comprendeva il fatto che le armate alleate, per portare la libertà in Europa, ammazzarono centinaia di migliaia di giovani tedeschi. Il paragone con il nostro paese è che nel 1996, in nome di una ritrovata pacificazione nazionale post guerra fredda, nel suo discorso di insediamento il presidente della Camera, che tra l'altro ricordiamoci era di cultura, estrazione, storia politica derivante dal PC, e mi riferisco a Luciano Violante, fece quelli come me famigerato discorso sui ragazzi di Salò, che fu l'inizio della stura di quel fenomeno che qualcuno chiama pansismo, ma che più in generale è un sintomo, un grave sintomo della difficoltà della nostra democrazia. Fascismo eterno o non eterno? Rispondo velocissimamente. Da un punto di vista storico, nessuno di noi può negare che il fascismo sia un avvenimento di carattere storico, tra l'altro legato fortemente a una figura storica, e quindi segua, diciamo, la parabola di vita del suo fondatore Benito Mussolini. Il fascismo italiano data 19, 22, 24, 26, scegliete le date di inizio come più vi aggradano, e finisce nel 45. Però, permettetemi una battuta, se il fascismo finisce nel 45, i fascisti no. E qui mi stacco dall'alveo storiografico puro e faccio quello che ogni scienziato delle scienze umane dovrebbe fare con cognizione di causa, cioè pescare e rubacchiare di qua e di là, e non posso fare a meno di pensare illuminante la definizione che diede Umberto Eco, un filosofo e un semiologo non a caso, di fascismo. E disse: il fascismo non è una filosofia, non è un luogo di costruzione delle idee. Il fascismo è una retorica, è un modo di dire le cose, è un decadimento del discorso pubblico. E da questo punto di vista, in maniera più ampia, nel momento in cui a livello della nostra democrazia vediamo un decadimento del discorso pubblico, lo svilimento delle minoranze e la costruzione a piramide di partiti in cui i vertici sono lontani ed intoccabili, che tra l'altro nel nostro paese segue in maniera pedissequa le leggi elettorali che ci vengono imposte e propinate. Ecco, questa, vogliamo chiamarla deriva autoritaria, vogliamo chiamarla decadenza della democrazia, non chiamiamolo ritorno del fascismo, ma se, come io credo, il fascismo sia uno dei sintomi dell'affaticamento di una democrazia
come quella rappresentativa occidentale che ancora abbiamo noi, allora, da un certo punto di vista, studiare il fascismo storico ci permetterebbe oggi di fare un uso positivo e strumentale del mezzo storico. Questo tema mi permette di introdurre la prima delle due domande che sono state poste dal nostro auditorio, che si collega direttamente con questa riflessione qua. Uno dei nostri ascoltatori dice infatti, chiede a Filippi se il fatto di non aver fatto del tutto i conti con il nostro passato fascista sia o meno uno dei motivi per cui talvolta in Italia istanze o temi genericamente di destra vengano definiti fascisti in senso lato. E ci colleghiamo a questo tema qui. E questo è il primo dei quesiti avanzati. Il secondo è più puntuale ma collegato. Un altro ascoltatore fa notare il fatto che a Trento esiste una strada, peraltro di discreta rilevanza, intitolata Ezio Maccani, aviatore che è morto mentre bombardava da volontario legionario la Catalunya in aiuto al corpo di Stato di Francisco Franco. Il nostro utente dice, senza voler arrivare a certi eccessi che abbiamo visto negli ultimi mesi, non sarebbe doveroso rimuovere questa intitolazione, sebbene questo potrebbe scatenare un certo polverone? Non è anche questa una dimostrazione di fatica nel fare i conti con il passato, anche se magari può essere riconducibile solo a pigrizia? Insomma, i due temi sono collegati, però mi sembrano bene in di poc'anzi. Sì, assolutamente. Sulla prima questione, confondere destra e fascismo, lo ammetto, sì, si fa un gran parlare, anche un abusare del termine fascismo, ma anche perché in Italia è in questo momento abbastanza difficile identificare una vera e propria singola destra, quelli che sono gli eredi per diversi momenti, diverse fasi. Io ovviamente mi occupo di storia, quindi parlo di gente morta, non parlo dell'attualità, però non posso fare a meno di notare che quelli che sono gli eredi del grande contenitore conservatore che fu la Democrazia Cristiana Italiana, questa tra l'altro anche sul modello tedesco, no? Era la stessa CDU di Adenauer che dettò la linea ai partiti popolari d'Europa dicendo nulla a destra di noi, e così tra l'altro per un bel po', tranne qualche scivolamento di cui evidentemente parlo nel libro, in Italia avvenne, cioè la destra venne confinata per un bel po' di tempo dopo gli anni 60, dopo famigerato Tambroni, fuori da quello che venne definito l'arco costituzionale. Ecco, gli eredi di questa enorme famiglia politica non posso fare a meno di notare che oggi, quando si presentano all'interno del panorama politico italiano, sono uniti, unificati da una questione, diciamo per una volta antisinistra, nel senso si identificano come quelli che non sono gli eredi dei comunisti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quando, per esempio, si devono confrontare con le famiglie politiche europee, che hanno una loro storia evidentemente diversa rispetto a quella italiana, prendo atto che i tre partiti che formano il blocco di centrodestra italiano fanno parte di tre famiglie politiche, quindi di tre eredità politiche europee diverse, popolari, destra nazionalista e i cosiddetti sovranisti, diciamo, ultimo formati. Quindi c'è molta confusione sotto il sole, però da un certo punto di vista direi che questa confusione è anche funzionale all'opacità del dibattito su che cosa significhi fare destra oggi in Italia. È necessario andare predappio per fare destra oggi in Italia? Evidentemente no, è un'altra delle mie provocazioni, non me ne voglia Rasera, ma è evidente da questo punto di vista che orfana della Prima Repubblica non solo c'è un apparato memoriale, ma c'è anche un apparato, diciamo, di più ampia politica partitica che è andato un po' dissolvendosi e con la scusa dei leader è stato messo sotto il tappeto, anche perché in Italia oggi si votano le persone, non i partiti, se vai a chiedere al bar chi voti. Ed è quello che lo storico della mentalità fa, andare al bar a chiedere. E, per quanto riguarda via Maccani, la prima domanda da porsi è quella del
del peso che ha l'odonomastica nella costruzione del nostro presente, ovvero quanto pesa l'occupazione dello spazio pubblico. Mi fa molto piacere questa domanda, prima di tutto perché si potrebbe rigirarla e potrei chiedere a quante delle persone che abitano, vivono, lavorano nella grande ed estesa via Maccani sanno chi fosse quel Maccani e che cosa significasse l'intitolazione di quella strada a Maccani. Abbiamo l'Accademia degli... solo per rimanere nell'aeronautica, che delle tre armi di solito è quella che rimane più pulita nelle guerre sporche, perché, come diceva con malcelata amarezza, gli aviatori difficilmente possono essere accusati di stermini di massa, benché li perpetrino. Tra l'altro, sempre per parlare di onomastica, la Luftwaffe è l'unica che dopo il 45 mantiene il proprio nome, l'arma aerea, mentre Wehrmacht, evidentemente Kriegsmarine, devono cambiare il loro nome in Germania. E per tornare a noi, è molto importante capire quale sia l'impatto dell'odonomastica e capire che il rinnovo di determinati tipi di nominazioni non fa parte della cancel culture, come la chiamano, della cultura della cancellazione, di cui probabilmente che tutti noi abbiamo chiaro in questo momento di che cosa sta parlando con i propri eccessi, ma si tratta in realtà della costruzione di un sedime storico. Riappropriarsi dei propri luoghi è una delle prime cose che si correttamente devono fare. Adesso io non dovrei fare pubblicità ai libri degli altri, ma sto leggendo un interessantissimo testo, Le vie che orientano, che parla proprio del peso specifico che intitolare le strade, le vie può avere all'interno di un discorso pubblico. Non vado a toccare la vicenda Montanelli, su cui in passato mi sono anche pubblicamente più volte espresso, però mi premeva per esempio portare a chi ci ascolta la mia personale esperienza del fatto che insieme ad altri cari amici sono impegnato nella volontà di titolare una via di Trento, e poi vedremo anche magari di poter proporre quale, a Giorgio Marincola, figura misconosciuta di partigiano, figlio di un soldato italiano e di una donna somala, che veniva chiamato all'epoca il partigiano nero, il quale ha un forte collegamento con la nostra terra. Lui finisce al Lager di Bolzano, un partigiano che collabora alla liberazione di Roma e che poi va ad arruolarsi con i corpi speciali inglesi per portare avanti la guerriglia dietro le linee nemiche, che viene catturato in Piemonte, finisce in lager a Bolzano, viene liberato dagli americani al lager di Bolzano e sceglie, anziché di andarsene in Svizzera in salvo per la fine della guerra, ovviamente Giorgio Marincola, avendo ascendenze africane, si notava che specie in Alto Adige non era del posto, non era del luogo, perché era di colore, e quindi viene invitato a rifugiarsi e viene invece combattendo con le bande partigiane della Val di Fiemme, viene ucciso in uno degli ultimi eccidi dei nazisti in ritirata, i primi di maggio del 45. Ebbene, dal mio punto di vista potrebbe essere importante, per implementare la nostra memoria storica, ricordare questo partigiano che tra l'altro scelse l'Italia, che all'epoca nemmeno lo voleva, come propria patria d'adozione, e scelse di combattere per un'Italia libera. Grazie mille per queste due risposte molto diffuse. Io chiederei magari a Fabrizio Rasera se se la sente di ricomporre un po' i fili di questo affresco complesso, perché siamo andati saltellando per colpa nostra anche su temi molto distanti fra loro, cronologicamente, geograficamente, magari con una riflessione conclusiva che funga anche da conclusione di questo incontro e da saluto, se se la sente, altrimenti provo ad assumere io questo compito così razionalizzatore finale. Io non accolgo del tutto la tua sollecitazione, faccio però una considerazione. Libri come questo pongono un'infinità di problemi, ed è un merito, no? Se ripeto, siamo costretti a
ripensare a tante cose che abbiamo studiato, sperimentato, letto, scritto. Questo è già un risultato per il libro che ce lo propone. Non credo che l'autore si proponesse di convincere interamente delle sue posizioni i suoi lettori. I suoi lettori possono in parte esserne stimolati, in parte possono anche reagire criticamente, in parte possono avere una adesione più larga, ma questo è quello che va augurato a ciascun libro, cioè che faccia discutere e anche magari provochi pensieri contrastanti. Ecco. Tra questi pensieri contrastanti ne voglio dire uno perché ci tengo emotivamente in questo momento. Io condivido tutto quel filone della nostra cultura, della nostra storiografia, che reagisce a quello stereotipo del buon italiano. Però non dobbiamo neanche, come dire, andare oltre il segno. Nel libro di Francesco c'è un passaggio appena, che però mi spinge ad un bisogno di dire, insomma, che non lo condivido. Parlando della letteratura della campagna di Russia e dei suoi interpreti maggiori, che sono Revelli e Rigoni Sterni, ce ne sono molti altri di grande valore, ma quelli sia per il livello delle loro testimonianze, sia per il ruolo complessivo che loro hanno avuto nella cultura italiana, eccetera, risultano i più significativi. Bene, li coinvolge in questa costruzione, in un certo senso, dell'immagine del buon italiano contrapposto al tedesco cattivo cattivo. Ora, è chiaro che se noi prendiamo un libro come quello che si intitola Mai tardi di Nito Revelli, il suo diario di Russia. Nel suo diario di Russia ci sono emozioni, interpretazioni, slanci, invettive tantissime, che muovono anche dai sentimenti violenti che in quella situazione prova uno che è partito col mito del bravo combattente e che esce da lì con una demistificazione dell'Italia in cui era cresciuto. Un allievo dell'Accademia Militare di Modena, un militare di professione nel momento in cui va in guerra e che lì dentro vede che le cose in cui era stato cresciuto sono diverse da come lui le riteneva, alla luce anche della impreparazione, di tutto ciò che era stato millanteria e retorica e propaganda. E dentro quello scopre una sua porta per criticare il fascismo, che poi lo porterà però ad un lavoro straordinario di raccolta delle testimonianze della guerra e della vita dei suoi compagni di guerra e poi dopo dei suoi conterranei e conterranee. A quel maestro, perché Nuto Revelli è stato veramente per noi un maestro straordinario, non può mica essere imputato il fatto che il suo moto di partenza è uno scatto di invettiva nei confronti del tedesco. E la stessa cosa vale per Rigoni Stern, che però, come dire, ha una sua assolutezza poetica e quindi meno possiamo soffermarci a ragionare. Capisco che la mia è una reattività eccessiva, ma sono qui in questo momento mentre parlo al Museo della Guerra e ricordo una scena plastica. Nuto Revelli a Rovereto, 1985, convegno sulla Grande Guerra, viene al Museo della Guerra, si fa vedere delle cose, gli mettono in mano un mitra e, guardando con aria tra il serio e il beffardo l'allora provveditore del Museo della Guerra, dice: questo ho dovuto usarlo tante volte nei confronti dei fascisti. Siccome diciamo toccava una suscettibilità assolutamente antagonistica in quel momento, quella è una delle scene che mi sono rimaste sempre più impresse, cioè di un'espressione, da un lato, di un'umanità profonda come era quella di Nuto, ma anche di un suo spirito militante che mai lo abbandonò, nemmeno quando scrisse quel meraviglioso libro alla ricerca del tedesco buono, cioè l'ufficiale
no, di Marburg, che nei racconti dei testimoni sembrava avere uno stile e un atteggiamento diverso, appunto, dello stereotipo del tedesco feroce. E il libro apre in maniera ostinata verso l'idea che l'umanità comune non viene meno mai, sia pure magari per testimoni rari ed eccezionali. Capisco di aver fatto una divagazione, ma è perché io mi sto sempre più convincendo che il nostro compito, sì, è di ragionare per categorie generali, ma anche di distinguere e di seguire i percorsi individuali e di appoggiarci anche su questi percorsi individuali e collettivi per andare oltre le ferite, no, per quanto profonde, del passato, i terreni di un'intesa umana che dobbiamo costruire, e vale per la materia di cui stiamo parlando, ma vale anche per quello che viene dopo. Li dobbiamo sempre esplorare anche per questa ricerca di una capacità di andare oltre i traumi della storia. Questo dobbiamo fare, perché è vero che siamo corresponsabili anche del passato, però insomma, adesso io forse ho anche un'età, ho dei nipotini di un'età che faccio fatica a considerare un'età di corresponsabilità verso la ferocia del passato. Siamo costretti a pensare alla necessità di costruire delle armi spirituali, umane, antropologiche, per andare oltre. Posso, so che era conclusivo, ma ci tenevo ad un passaggio. Sono cresciuto con Nuto Revelli e soprattutto con Mario Rigoni Stern, ed è bellissimo l'afflato di questo racconto. Io nel libro li cito come materia letteraria solida da cui poi scaturisce quello che è Italiani brava gente del 65, per esempio, il film di cui parlo nel libro, e per la costruzione del ricordo di quello che fu la Russia, perché per il 99,9% degli italiani la Russia nella Seconda Guerra Mondiale è la ritirata di Russia, ovvero è il momento in cui nel febbraio del 43 cede il fronte, e in maniera molto, molto bella, molto spettacolosa, lo ricorda benissimo il Marco Paolini nel suo Il sergente nella neve. Ci sono decine di migliaia di giovani che tentano di arrivare, di tornare a casa, però io credo che, come hanno fatto in Germania, sia da porsi il problema della ritirata di Russia, che tra l'altro, ricordiamoci, produsse fior fior di antifascisti proprio per reazione, gente che tornò e volle fare i conti in prima persona con il regime quando riuscì ad arrivare in tempo, o anche dopo il 25 aprile. Ma il punto fondamentale è che per la stragrande maggioranza del paese, attraverso quelle opere, si conosce la ritirata di Russia e non la primavera del 41 che porta al febbraio del 43, ovvero l'invasione di Russia, l'armata antibolscevica messa insieme dal fascismo italiano, che fu corresponsabile dell'invasione e dell'occupazione di migliaia di chilometri quadrati di territorio sovietico, in cui vennero perpetrati i peggiori traumi della Seconda Guerra Mondiale, di cui l'Italia fascista fu corresponsabile in quanto co-belligerante. E questo non possiamo dimenticarcelo. Ogni volta che il soldatino dice al personaggio di Rigoni Stern, sergent major, arriveremo a Baita, e si fermano a resistere, a mitragliare contro i sovietici, che ricordiamoci non stanno facendo altro che liberare il loro paese. Ebbene, ogni giorno in cui i valorosi alpini del Don resistono, è un giorno in più in cui i cancelli di Auschwitz rimangono chiusi sull'umanità travolta dalla guerra. E questo non per parlare di una corresponsabilità odierna, ma per parlare della responsabilità della memoria, in un paese in cui troppo spesso e troppo velocemente ci si è autoassolti, ma in cui troppo spesso e troppo velocemente decine di operazioni belliche sono state benedette col favore del popolo. E qui non si sta parlando di fascismo, ma si sta parlando del prima e, ahimè, ai noi anche del dopo. Volevo mettere questo accento perché Mario Rigoni Stern e Nuto Revelli sono parte integrante del mio bagaglio culturale, evidentemente. Scusatemi se ho interrotto la chiusura.
No, direi, diciamo, nessuna interruzione, peraltro a questi temi noi abbiamo volutamente deciso di dedicare due incontri lo scorso anno proprio al Museo della Guerra, in occasione di una mostra fotografica che aveva tra i suoi focus tematici anche quella dell'invasione del territorio russo, e Quinto Antonelli aveva tenuto una bellissima conferenza che, partendo proprio dalle scritture popolari e dalle documentazioni di prefetture e della censura, testimoniava anche la distanza che esisteva fra lo spirito di chi andava e veniva mandato in Russia, spirito che molto spesso era legato alla sovrastruttura ideologica fascista, e invece la distanza fra questo viaggio d'andata e il viaggio di ritorno che diventa prevalente dopo nella narrativa della vicenda. Io devo purtroppo chiudere la serata per ragioni di tempo, ricordando però agli spettatori rimasti che è possibile seguire a distanza di qualche giorno dalla diretta la registrazione di questi incontri sul canale YouTube del Museo della Guerra e dell'Accademia degli Agiati, per chi se lo fosse perso. E vorrei anche ricordare che il ciclo di presentazioni di volumi non termina con questo incontro. Abbiamo un appuntamento anche la prossima settimana. Lo terremo di giovedì e non di mercoledì per ragioni organizzative, e sarà l'occasione per cambiare tema e parlare di 800 nel Lombardo-Veneto. Francesca Brunet presenterà una sua ricerca pubblicata alcuni anni fa, molto molto interessante, sulle modalità con cui veniva gestita la grazia nel Lombardo-Veneto, e il volume verrà presentato da Marco Merigi, che si collegherà da Napoli e che aveva seguito questo lavoro di ricerca all'epoca, introducendone gli snodi concettuali. È un salto temporale, così, per certi versi ardito, ma il volume è molto molto interessante e meritava una piazza pubblica sulla quale essere discusso. Io ringrazio molto gli spettatori, Fabrizio Rasera per la presentazione molto acuta e competente, anche Francesco Filippi per averci così narrato, seppur per sommi capi e per piccoli spunti, quello che si può trovare all'interno di questo libro del quale proponiamo la lettura. Grazie ancora a tutti e buona serata.